Voglio chiedere una cosa al vice comandante dei vigili urbani, che se è vero quello che ho letto sul giornale, avrebbe detto che tutto è arte e che però ci sono dei limiti. Se ci sono questi limiti, lei sarebbe così gentile da dirmi quali sono? Lei conosce l'autovelox dell'arte e può dirmi qual è la velocità o il quantitativo che non si può superare? Nel caso dei miei falli, qual è il limite? Ad esempio, se è eretto, sono oltre i limiti? Se è barzotto, rientro nei limiti? E se è a riposo, sono regolare? Cioè, mi dia dei valori su quali io posso regolarmi in modo da non incorrere più in un reato che è stato depenalizzato. Perché io sono confuso e non solo sono confuso sui limiti che l'arte dovrebbe avere, perché per quella che è la mia esperienza cinquantennale di arte non ho mai visto e non sono in grado di dire quali sono questi limiti, perché secondo me non ci sono dei limiti. E non è vero che tutto è arte, perché quando ammazzi delle persone, quando fai delle truffe, quando fai dei raggiri, quando dici il falso, quando fai dei plagi, quando fai delle cose contro il buon senso, quella non è arte, non lo è assolutamente. I limiti che io mi sono dato nel fare questi falli è di decorarli con fantasia. Ma la cosa importante, importante che ancora nessuno ha preso in considerazione, è che dietro alla storia di questi falli c'è un dramma sociale come la morte di Borsellino, che il 14 febbraio io racconterò nei minimi particolari e dopo voglio vedere chi avrà il coraggio di venire a dirmi che io sono uno che lede la decenza pubblica. Voglio proprio vedere chi avrà il coraggio di venire a fare una cosa del genere. E adesso, signor vice comandante, se è vero quello che lei ha scritto, mi dia una risposta, mi dica quali sono questi limiti, qual è l'autovelox dell'arte, perché io non lo so, ma lei sembra che lo sappia, nonostante che faccia un lavoro completamente diverso. Per cui abbia più rispetto delle professioni degli altri, che non siamo qui a scherzare, non sono a pettinare le bambole. Io sto spendendo la mia vita in questo monumento della pace e lo farò fino all'ultimo respiro e non ci sarà nessuna divisa che verrà a intimidire morirmi e farmi smettere. Mi dovete ammazzare se volete e so che siete anche capaci di farlo, ma non me ne frega un benemerito cazzo. Anche fuori dei limiti.